Maurizio Cagnoli e Fiorella Fattori sono i titolari di Metalfly, azienda metalmeccanica operante nel settore della subfornitura del mobile, produzione in serie e, su richiesta, realizzazione di componenti in ferro. Meglio non saper far niente che fare tante cose a metà. Parola di Maurizio, il titolare, che evidentemente in questi ultimi 30 anni ha dimostrato non solo di saper fare, ma di portare a termine ogni suo progetto. Maurizio Cagnoli nasce a Fossombrone, ma per 12 anni vive a Molino Malla, piccola frazione di Montefelcino. I suoi avevano un podere di circa 20 ettari e non ci si poteva lamentare. Finita la scuola media, Maurizio desidera l'indipendenza economica ed inizia a lavorare come cameriere. Diplomato tecnico industriale all'Istituto Volta di Fano, parte per il servizio di leva. Successivamente intraprende il suo ruolo da insegnante, ma ben presto comprende che la sua stoffa era quella di imprenditore. Era l'11 febbraio 1992 quando nasce la società MF come ditta individuale nel garage di casa. Da una struttura in affitto e con soli 8 dipendenti, il piccolo opificio in pochi anni viene trasferito nell'attuale sede di proprietà, ovvero uno spazio di 2300 metri quadri, aumentando nel tempo anche il numero di occupanti e raggiungendo le 30 unità. Ed è nel 2005 che nasce Metalfly con i due soci amministratori. Con la nuova ditta viene inaugurata anche una nuova struttura appositamente per la verniciatura con polvere possidica. Altra annata degna di memoria è il 2009, quando cioè MF di Maurizio Cagnoli viene assorbita dalla Metalfly SRL. Metalfly si amplia, inserendo un nuovo stabilimento con il reparto officina. Ed è di qui a poco che il fatturato raggiunge i massimi livelli, superando nel 2016, periodo di crisi economica generale, gli 8 milioni di euro, chiudendo con un incremento del 25% sull'anno precedente. L'obiettivo per la crescita aziendale è stato l'offerta del prodotto di qualità unitamente all'assistenza adeguata per cercare soluzioni sempre più moderne e all'avanguardia. Altro punto di forza è il mercato estero. Tra fiera ed export, l'azienda amplia continuamente il raggio d'azione. Sicuramente il frutto del successo è attribuibile non solo ai titolari, ma come è stato ribadito in più di un'occasione, si tratta di un sinergico lavoro di squadra, tra operai, impiegati, rappresentanti e consulenti. Tutti insieme hanno raggiunto traguardi che si rinnovano nel tempo per soddisfare al meglio tutte le esigenze aziendali e di mercato. Lavoro con la Metalfly da 20 anni, sono cresciuta con la Metalfly e mi occupo di questo reparto che produce pezzi in ferro, la minuteria per mobili. Imbagliamo, facciamo i sacchetti con le viti, quindi la ferramenta, la parte più piccola del mobile, e i vari pezzi in ferro che poi andranno assemblati, inscatolati e quindi poi spediti al cliente. Nel reparto assemblaggio, qui all'interno di questo reparto assembliamo le varie parti del prodotto che ci arrivano da diverse parti insomma aziendali. Diciamo che l'incremento in questi 30 anni a livello produttivo è stato elevatissimo rispetto a 30 anni fa, in quale si producevano circa 70-80 tipologie di pezzi. Attualmente arriviamo a produrre anche tra gli 800 e 900 articoli diversi, anche in relazione alla variazione del colore degli articoli stessi. La Metalfly ci tiene tantissimo alla qualità del prodotto, quindi alla selezione e soprattutto all'imballo, perché comunque è una garanzia, un biglietto da visita per il cliente. In tutti questi anni la Metalfly si è evoluta e cresciuta sia nel materiale sia nei macchinari che usa per l'imballaggio. Io mi sento come se fossi a casa, ormai una famiglia per me. Lavoro in questa azienda da 15 anni e da dopo che sono qua ho visto grandi miglioramenti
migliorie in tutti i sensi. Stiamo anche realizzando degli stampi internamente, sia la progettazione che l'esecuzione. Tutto questo ci dà un aiuto per migliorare ancora e dare delle risposte veloci ed efficienti ai nostri clienti. Un altro aspetto positivo è il gioco di squadra che creiamo tra colleghi, che effettivamente ci porta a un grandissimo risultato finale, sia per noi a livello di reparto che a livello aziendale. Anche nell'officina che vediamo alle mie spalle si lavora giorno dopo giorno per migliorarci ed essere sempre più efficienti per dare risposte veloci e positive ai nostri clienti. E anche il fatturato sta migliorando di anno in anno. Questo a dimostrazione che il nostro prodotto è un buon prodotto. Ed è con sincera emozione che si ricorda la serata di gala per festeggiare i 25 anni di attività, dove tra l'altro sono state consegnate targhe e riconoscimenti ai dipendenti in servizio da più tempo. Tra i partecipanti all'evento anche la figlia Simona, che dal 2012 si occupa di amministrazione all'interno dell'azienda. Nella sua attività di imprenditore, Maurizio Cagnoli non ha dimenticato i suoi hobby, quali la passione per lo sport, l'arte e la musica, e neppure il suo estro creativo, dando vita a ben tre libri. Una raccolta di pensieri e poesie, frutto di una ricca esperienza personale e professionale, raccontando il suo quotidiano tra affari e famiglia. Arriviamo infine agli ultimi anni, forse i più difficili a partire dal 2020, quando cioè ogni settore è stato influenzato dall'onda pandemica. Nonostante ciò e con tutte le difficoltà del caso, Metalfly ha avuto l'ennesimo importante incremento di fatturato ed assunzioni. Ed è sicuramente con orgoglio, professionalità, costanza, impegno, fatica, ma anche tanta soddisfazione che raggiunge e celebra i suoi 30 anni di attività. Un successo perseguito con un eccellente lavoro collettivo, con l'ambizione di offrire un prodotto all'altezza di ogni aspettativa. Auguri Metalfly per i tuoi primi 30 anni, che siano di buon auspicio per i prossimi.